Allora, iniziamo riprendendo e cercando di non farci intimorire troppo dai dettagli e dai listati, no? Riprendendo il discorso sui web service per poi appunto dedicare l'ultima parte della lezione all'argomento del sito del corso. Riprendo solo le ultime slide che ieri abbiamo visto un po' di corsa, perché poi in realtà sono quelle a cui ci agganciamo più direttamente. Cioè, tra i vari metodi di messaggistica previsti dal SOAP, quello che ci interessa di più, la modalità di interazione che ci interessa di più, è quella RPC. RPC sta per Remote Procedure Call, chiamata remota di una procedura. Per noi procedura, diciamo così, sarà il metodo di una classe che vogliamo trasformare in un servizio. Chiamiamo attraverso tutta l'infrastruttura di web server, ci serve per poter chiamare un metodo di una classe che sta su un servizio remoto rispetto al nostro. Allora, per poter fare una chiamata procedura mi serve innanzitutto sapere qual è la macchina verso cui mandare il messaggio SOAP. Quindi mandare un messaggio significa chiamare un metodo. Ma a chi devo mandarlo questo messaggio? E una volta che ho mandato il messaggio a un determinato server, devo identificare qual è il metodo che voglio richiamare. Il nome del metodo che voglio richiamare, perché sullo stesso server possono girare probabilmente molti servizi attivi. E una volta che ho identificato il metodo, devo passare i parametri, quindi devo conoscere i nomi e i tipi di dato dei parametri che quel metodo accetta. Parametri che avranno due nature, no? La prima natura è il valore che è codificato dentro il messaggio XML. La seconda natura sarà un oggetto, nel nostro caso Java, ma un oggetto, diciamo così, nel linguaggio di programmazione del sistema target, che ospiterà, no, queste informazioni. Avremo modo di vedere poi che questo mapping tra contenuti del file XML e i tipi di dato in Java cioè, ovviamente dovrà sottostare a certe regole, no? Ma lo vedremo poi vedremo poi in pratica, no, come costruire i servizi web con le librerie che ci offre Eclipse. Beh, qui c'era l'esempio che avevamo già iniziato a vedere ieri, solo per ricordare che l'RPC è fatto sempre di uno scambio di due messaggi, uno di richiesta, che quindi ha un elemento XML nel body, il cui nome corrisponde al nome del metodo da richiamare sul servizio, e annidato. Sotto questo elemento qui c'è il body, dentro body c'è un elemento solo che è il metodo. Dentro il metodo ci sono n elementi che sono gli n parametri che questo metodo accetta. Quindi qui stiamo codificando una chiamata che se la dovessimo scrivere in Java scriveremo child reservation, aperta tonda, primo parametro che è il code, anzi in realtà è un oggetto di tipo reservation, il secondo parametro è un oggetto di tipo credit card. Se dovessi scriverlo, proviamo tanto per avere il parallelo. No, guarda. Una cosa di questo genere io la scriverei traslando questo. Se dovessi scrivere in Java, direi a un certo punto il nome del metodo è child reservation. Dopodiché, come parametri ha vedete, un oggetto di tipo reservation, un oggetto di tipo credit card. Quindi supponiamo che questo oggetto non esista, tanto per un nuovo reservation. Scusate, un nuovo reservation. E poi ha un credit card. No? Come parametri. Questo è il tipo di chiamata che dovrei fare, no? Concettualmente, non so se si legge, magari ingrandisco un pochino se riesco. No? Dovrei chiamare sul web service questo metodo, dove il primo parametro è un oggetto di tipo reservation che al suo interno ha un campo che si chiama code. Quindi possiamo dire che il code è la stringa FT357 350.
L'oggetto reservation è composto da un campo che si chiama code. Adesso in Java quando passi i parametri non c'è modo di dire come si chiamava il parametro, l'ho messo come commento. E il credit card invece ha tre campi, quindi possiamo presumere che il costruttore accetti il campo name, che sarà H o IBIND, quello che è, avrà un campo number, che nonostante si chiami number molto probabilmente è una stringa, e avrà un campo expiration, che sarà una data, sarà una stringa, e questo dovremmo scoprirlo, dobbiamo deciderlo, dobbiamo definirlo bene. Quindi una chiamata di questo genere, che se io avessi l'oggetto che fa il change reservation nel mio sistema informativo, basta chiamare un metodo passandogli quei parametri, e beh, quando è remoto il modo per chiamare questo metodo è impacchettare quelle informazioni, il nome del metodo, i parametri, dentro un pacchetto SOAP, dentro una busta SOAP, e mandare la busta SOAP al servizio che è in grado di, che sta esponendo questo web service. Manca l'informazione, qui vedevamo, ma c'è un numero, c'è un'altra data, cosa sono queste? Sono stringhe, sono numeri o sono date? Qui non c'è scritto, no? Da qualche parte però dovrà essere scritto, sia perché per chiamare un servizio web devo sapere come formattare le informazioni, sia perché chi ha implementato il servizio deve sapere che tipo di conversioni fare. E tutto ciò che non è scritto dentro il messaggio sarà scritto nella service description, che andremo a scoprire tra brevissimo. Dopodiché c'è il messaggio di risposta, che in realtà è composto nello stesso modo, nel senso che il messaggio di risposta contiene un oggetto che ha dei campi, in questo caso due campi, code e un viewAt. L'unico vincolo che abbiamo è che l'oggetto di risposta si deve chiamare nello stesso modo dell'oggetto di andata, di richiesta, con in più il nome response agganciato in fondo. Questa è la convenzione che si adotta sempre quando si ha uno stile di chiamata di tipo RPC. In realtà è più versatile, no? Anche questo rispetto a una chiamata di una funzione, perché quando voi chiamate una funzione, un metodo, scusate, in Java, il tipo di dato è fisso. Mentre invece quando in teoria diciamo, i messaggi SOAP potrebbero restituire oggetti anche di tipi diversi a seconda del tipo di chiamata, però la signature di un metodo invece ha un valore di ritorno che è di un tipo predefinito, quindi in realtà il SOAP sarebbe pur nella sua accezione RPC per chiamare procedure remote è più generico, più generale rispetto a una chiamata Java, però noi lo useremo chiaramente una modo più limitato, più precodificato. Vabbè, tralasciamo un attimo il messaggio di errore. E quindi questi sono i messaggi, che sono la parte più facile, perché tutto sommato è un modo, una sintassi, per poter mettere le informazioni. Adesso tutto ciò che manca dentro il messaggio SOAP sono tutte le altre informazioni che mi dice come fare a mandarlo, a che indirizzo mandarlo, come codificare i dati, eccetera, eccetera. No? E, ad esempio, un livello è quello dei binding, un tipo di informazione che mi serve, quella che viene chiamata binding nella specifica dei web service, che significa con quale protocollo e con quale meccanismo su quel protocollo viene spedito fisicamente il messaggio. Nel nostro caso, il binding sarà il protocollo HTTP e per scelta diciamo che il messaggio di richiesta SOAP lo mettiamo nel body della richiesta HTTP, e quindi vuol dire che la richiesta HTTP sarà di tipo POST, perché può avere un body, e la risposta del web service, il messaggio SOAP di risposta, ci aspettiamo che venga messo nel body della risposta HTTP. Da non confondere il body della risposta HTTP col body della pagina HTML, cioè la risposta HTTP, questa chiamata HTTP non ritorna indietro un HTML, ritorna indietro un XML, quindi il corpo della risposta è l'XML che inizierà con SOAP:envelope. Il corpo della risposta contiene una busta SOAP.
E quindi in particolare c'è un mind type apposta, quindi ritorneremo, no, la nostra pagina server non ritornerà un documento di tipo text.html, ma ritornerà un documento di tipo application.shop.xml, che indica proprio che sto restituendo un XML che in realtà è codificato in SOAP, sia come documento di andata che documento di risposta, quindi il mind type dello scambio di informazioni è di questo tipo. Questo è il meccanismo, diciamo così, più utilizzato, quello classico. La richiesta è una richiesta SOAP HTTP che contiene nel body della richiesta il messaggio SOAP e idem per la risposta. In realtà esistono anche altri meccanismi possibili, ad esempio ce n'è uno semplificato in cui, che a volte viene usato per semplicemente interrogare dei servizi, quindi ottenere delle informazioni dove quasi sempre i parametri non ci sono, i parametri della richiesta non ci sono. Adesso, dimmi l'ora esatta, che parametri ha questa funzione? Nessuno. Allora, in questo caso c'è una versione semplificata che non è request response come prima, ma è semplicemente response. Dammi la risposta. La domanda è implicita, non ha bisogno di parametri, non ha bisogno di essere espressa. Allora, in questo caso lo si può fare di fatto semplicemente facendo una chiamata get nella quale non viene mandato il messaggio SOAP di richiesta, ma la chiamata get, diciamo così, innesca una risposta HTTP che conterrà solamente il messaggio SOAP di risposta, che in realtà non sta rispondendo nulla, perché non c'è un messaggio di richiesta corrispondente, ma mi manda un messaggio di risposta. No, è come farmi dare un messaggio, però il protocollo HTTP non permette agli altri di mandarmi un messaggio se io non l'ho appena chiesto, ma se quando lo chiedo non ho nulla da chiedere, basta semplicemente fare una chiamata in get. Può essere utilizzato, ma vedremo che è molto più semplice utilizzarla prima, perché tutto sommato è standard. No, questo è un esempio di una chiamata in get, in cui nell'invio non mando nessun messaggio SOAP, semplicemente richiamo un metodo, e la risposta, vedete qual è il protocollo HTTP questo, no? Questo è il dump a livello di protocollo HTTP. Questa è la richiesta GET in protocollo HTTP di un certo metodo, reservations, poi gli ha passato un parametro così in GET, e lui ha restituito un documento HTTP, questa è l'intestazione HTTP e questo è il corpo HTTP. Il corpo HTTP è costituito da una busta SOAP che contiene nel body il risultato della risposta, adesso non ci interessa andare a vedere il contenuto. Mentre invece il caso normale, a livello di binding HTTP col pattern request response, che è il caso classico, la richiesta è in realtà un messaggio che il client, il richiedente, manda all'offerente, che è incapsulato dentro una richiesta HTTP post. È come se mandassimo un form. Il post chiama un indirizzo ben preciso e che è l'indirizzo al quale il web service è stato pubblicato. Quindi un web service vive dietro una URL, dietro un indirizzo. L'indirizzo non è l'indirizzo del metodo, è l'indirizzo del web service. Il metodo è scritto sotto, charge reservation. Il metodo da richiamare è scritto nel body. No? Questo già ci dice che un singolo web service, un singolo, come lo chiameremo tra un attimo, endpoint, punto di invio, può ospitare più metodi diversi, quindi un web service può avere molti metodi, su tutti sullo stesso endpoint. Oppure possiamo decidere di creare tanti endpoint diversi, ognuno con un metodo solo, è una scelta nostra, progettuale, non cambia nulla. Quindi nella richiesta post, normalmente nel corpo della richiesta ci vanno a finire, vengono codificati, impacchettati i dati di un form, qui anziché i dati di un form mettiamo un unico grosso XML, no? Nel post richiesta. E diciamo ovviamente al browser che questo è, non al browser, al protocollo HTTP, che questo è codificato in modo SOAP e non codificato, normalmente nelle richieste SOAP il mime type è URL encoded, no? Form detta barra URL encoded. E questa è la risposta che è uguale a prima, quindi una risposta HTTP, il cui corpo contiene la busta SOAP, il cui body contiene i dati veri e propri. Quindi abbiamo n livelli di annidamento.
Qualcuno però me le deve dire queste regole, come deve essere chiamato questo web service, come fare a comporre questo messaggio. Se io so già tutto, mi posso comporre questo a mano in una mia classe e mando questo messaggio via HTTP. Mi basta semplicemente la funzionalità HTTP client di poter fare le richieste. Però l'obiettivo è quello di non dover sapere a priori, diciamo così, il programmatore non dovrebbe sapere a priori tutti questi dettagli. Sa, deve sapere quale metodo chiamare e quali parametri ha questo metodo, e il resto di queste paginate di XML possibilmente facciamo in modo di generarlo automaticamente. A partire da quali informazioni? Beh, dalla descrizione del servizio, dal service description, che mi dica tutto: l'indirizzo a cui mandare il messaggio, l'esatta struttura dei campi, quali campi devo mettere nell'header, quali campi devo mettere nel body, quali sono i dati e quali sono l'header e il body che l'applicazione potrà restituire, che io mi aspetto di vedere come risposta, perché poi se quello che mi arriva indietro me lo devo riprendere come oggetto Java, devo sapere quali campi contiene. Allora, tutte queste informazioni e altre che avremmo voluto non sapere sono codificate dentro la description service, no? Il file WSDL. WSDL sta proprio per Web Services Description Language, linguaggio di descrizione dei web service. Quindi lui non è un web service, è solo un file. Però quel file lì ci dice vite, morte e miracoli di un web service che poi possiamo richiamare. È la documentazione machine readable, leggibile da una macchina, di che cosa fa un web service. Dice cosa fa il servizio, quindi quali metodi offre, dove si trova e come chiamarlo. Dove si trova e come chiamarlo non è la stessa cosa. Dove si trova è la URI a cui mandare i messaggi. Come chiamarlo è come comporre il messaggio di chiamata, che pattern di scambio di messaggi mi aspetto, eccetera. Per noi spesso le due cose si confondono, ma perché a monte abbiamo già scelto di usare il pattern RPC e di usare il binding HTTP. Ma per questo le due cose, in un certo senso, vengono un po' a toccarsi. Volendo pensare ai livelli superiori, diciamo così, dell'architettura dei servizi web, questa descrizione WSDL, se io voglio rendere il mio servizio web noto ai più, noto a molta gente, posso salvare questo WSDL e pubblicarlo in una registry che si chiama UDDI, il protocollo attraverso cui si possono pubblicare e ricercare descrizioni WSDL di servizi web esistenti. Però, come dicevamo la volta scorsa, ieri che sarebbe, questi protocolli di ricerca di fatto non hanno sortito l'interesse che si sperava, e quindi di fatto sono abbastanza sottoutilizzati, quindi non ne parleremo praticamente più. L'altra cosa che devo definire, quindi quelle prime cose sono a livello di protocollo, come faccio a mandarti il messaggio, ma poi mi serve anche sapere, risolvere il problema dei tipi di dato che dicevo prima, no? Quali data type sei in grado di accettare. Quindi il primo campo è un nome, sarà un tipo stringa, ok? Stringa cosa? Non è string di Java, sarà un tipo string definito a livello di XML. Allora, la scelta che è stata fatta, abbastanza naturale, è quella di usare l'XML schema come linguaggio per la definizione dei tipi di dato. No, qui dice, l'XML schema mi dice come possono essere annidati gli elementi della richiesta e della risposta, e a sua volta l'XML schema fa riferimento ai tipi di dato definiti in XSD, XML data, XML schema data. Voi di XML schema avete fatto qualcosa? Avete visto qualcosa? Perché so che no. Ok, buono sapersi per dopo, per quando ci servirà. Quindi è il modo in XML per definire. XML schema ha due componenti, una che di fatto è equivalente al DTD, che ti dice come possono essere annidati gli elementi uno dentro l'altro, con una sintassi diversa, che è una sintassi XML, un po' più verbosa del DTD, ma concettualmente analoga. E l'altra è la parte XSD, che permette di definire i tipi di dato, quindi le regular expression che ti dicono che cos'è un intero, che cos'è una stringa, che cos'è un float, eccetera, eccetera. Vabbè, ma su questo magari spenderemo qualche minuto prima di quando avremo bisogno di usarlo. Allora, questi sono gli obiettivi. Il WSDL codifica tutte queste informazioni
in quattro blocchi. Contiene quattro blocchi che si richiamano a vicenda. È un documento di tipo XML, di tipo description, quindi sempre qui è tutto sempre XML, che contiene quattro sezioni che si chiamano type, interface, binding e service. Type definisce i messaggi, il body, per semplificare la parte che ci interessa di più. Come deve essere fatto il body? Qual è il tipo di dato del body e quali campi contiene? Del body, sia della richiesta che della risposta, ovviamente. L'interfaccia definisce a livello astratto le funzionalità offerte dal servizio web. È tutto ciò che serve al programmatore per sapere quali dati gli servono e andare a vedere l'interfaccia. L'interfaccia, come interfaccia Java, definisce i metodi e i tipi e i parametri di ciascun metodo. Questi parametri di questi metodi faranno riferimento ai tipi di dato che ho descritto sopra. Il parametro di tipo credit card, che cos'è? Allora vado a vedere sopra nei tipi, devo ovviamente aver definito il tipo credit card, se non sto usando i tipi predefiniti. Gli ultimi due punti, il binding e il service. Binding dice come accedere al servizio, quindi come incapsulare dentro HTTP, e il service dove, a quale indirizzo, quale porta, con quale accesso, con quale password, eccetera. Quegli ultimi due punti in realtà servono, sono essenziali, altrimenti non saprei né comporre il messaggio né mandarlo, ma al programmatore non interessano, no? Perché sono gestibili in automatico, servono solamente per descrivere esplicitamente i meccanismi di impacchettamento e spedizione, che però non influenzano concettualmente il dato scambiato, è solo un modo per farlo arrivare a punto. E infatti, scusate, il WSDL lo vediamo praticamente in due parti, una parte astratta e una parte concreta. La parte astratta, che è quella che ci interessa, che interessa a chi deve richiamare il servizio, no? Al programmatore, contiene i tipi e le operazioni. Le operazioni sarebbero i metodi, no? Solo che in questo contesto vengono chiamate operation. Le operazioni, ogni operazione normalmente avrà una coppia di messaggi, nel caso di RPC uno di andata e uno di ritorno, quindi i messaggi sono definiti a parte rispetto alle operazioni, perché può darsi che lo stesso tipo di messaggio venga usato in più metodi diversi, e i messaggi sono definiti, diciamo così, incapsulando certe variabili di cui devo dichiarare quali tipi di dato sono. Quindi qui c'è tutto ciò che trovereste in una interface Java. Il nome dell'interface è il nome del servizio, poi ho tanti metodi che sono dell'operation. Questi operation, in realtà questi metodi hanno delle signature, dei metodi, dei parametri, di cui da qualche parte sono definiti i tipi. In più qua di mezzo, rispetto all'interface Java, ci sono i messaggi, perché di fatto la signature dell'operazione, del metodo, è composta da una coppia di messaggi. Sotto c'è scritto come in pratica effettuare la chiamata, no? Quindi a livello dei protocolli e a livello di localizzazione. Queste informazioni le vedremo, chiaramente le dichiara chi pubblica il servizio e le usa chi richiama il servizio, ma saranno abbastanza poco interessanti. Allora, vediamo un esempio di un WSDL, come possiamo analizzarlo e decomporlo. Qui pensiamo a un sistema di prenotazione hotel dove c'è un metodo check availability che controlla se ci sono stanze disponibili in un insieme di date specificato, per cui l'utente, il servizio richiedente, deve specificare la data di ingresso e la data di uscita, quindi da quale giorno a quale giorno voglio stare in quell'hotel, e il tipo di stanza: fumatori, non fumatori, due letti, quattro letti o quello che è. Il servizio web restituisce un room rate, il costo, quanto costa questa stanza, se c'è una stanza disponibile con quei parametri, con quei criteri, oppure restituisce zero, che non vuol dire che la stanza è gratis, ma vuol dire che non ci sono stanze. Quindi ovviamente questo significa avere due messaggi, uno si chiamerà check availability, che è quello di richiesta, e un altro che si chiamerà check availability response, che è il messaggio di risposta a questa richiesta. Una volta che so che c'è disponibilità, posso chiamare un secondo metodo dello stesso servizio web, che è, ok, faccio la prenotazione.
Allora, in questo caso per fare la prenotazione ho bisogno di fornire nome, indirizzo e pagamento, quindi informazioni sulla carta di credito. E a questo punto ho come ritorno semplicemente un messaggio di conferma che contiene il numero di prenotazione, confirmation number, il numero che mi dimostra che io ho fatto questa, questa prenotazione. Dopodiché c'è una, diciamo così, una technicality abbastanza antipatica. Che ha a che vedere con i namespaces. Il namespace è un meccanismo che è stato inventato sull'XML per permettere, diciamo così, segmentare lo spazio dei nomi degli identificatori XML. Cioè, se io oggi mi invento un documento XML in cui uso un elemento che chiamo prezzo, perché voglio definire il prezzo di qualcosa, come faccio a far sì che questo elemento prezzo sia diverso, sia trattato in modo diverso rispetto a tutti gli altri elementi che si chiamano sempre prezzo, che però altri sviluppatori in giro per il mondo hanno deciso di creare? No, devo riuscire in qualche modo a disambiguare, a dire che okay, questo nome non è un nome assoluto, è relativo a uno spazio dei nomi mio, privato, che mi faccio io. In Java è quello che facciamo con i package. Quando dichiariamo una classe, la salviamo con l'identificazione di un package, in modo che se altri in giro per il mondo finiscono lo stesso nome di classe non c'è confusione, a patto di ovviamente seguire delle regole rigide sui nomi dei package, in modo che io non vado a inquinare i package di altri. A livello XML c'è un meccanismo analogo, no? Che un po' l'avevamo già intuito leggiucchiando l'XML che ho mostrato. Dice, quando ad esempio torniamo qua, env:envelope, envelope è il nome di un elemento. env:envelope sta a dire l'elemento envelope che è stato definito nel namespace che io chiamo env, che identifico con env. Cosa vuol dire env? C'è scritto qua, il namespace, XML namespace vuol dire questo XMLNS, che si chiama, che ho chiamato env, è quello che vive a questo indirizzo web. Quindi un namespace non è altro che tecnicamente una URI che fa da padre a un insieme di nomi. Però per non ripetere quella URI tutte le volte, le do un nome corto, un identificatore, env. Quindi XML, NS, due punti, nome, è un'operazione di battesimo. Battezzo il nome, env, dicendo quell'env lì fa riferimento a questa URI. Tutti gli elementi che iniziano con env due punti significa che sono header, body, encoding style, eccetera, tutti i nomi di elementi o di attributi che devono essere pensati dentro lo spazio dei nomi identificato da quella URI là. Poi nel 90% dei casi, se voi puntate un browser da quella URI là, vi dà un documento, che è un documento XML schema, che definisce effettivamente quei nomi, anche se questo non è richiesto dallo standard. Lo standard serve perlomeno solamente per separare i nomi, per cui vedete che invece il contenuto del body è nel namespace M. E M dov'è definito? Qui non c'è tutto. M uguale un'altra URI, che è quella del mio sito. Quindi nel documento XML ho degli elementi che sono definiti in namespace diversi, alcuni in namespace standard del SOAP, altri invece in namespace applicativi del mio sito. E fin qui. La cosa che si complica è che anche a livello di documento VSDL esiste un concetto di namespace, che è distinto rispetto a quello di XML. E quindi qua si confonde facilmente. Un namespace dentro il quale vengono iniettati i simboli definiti. Quindi io definisco definisco un operation, definisco un messaggio, a questi oggetti darò dei nomi. In quale spazio dei nomi vivono questi nomi?
Beh, sono elementi XML innanzitutto, ma sono anche elementi VSDL, identificativi di web service, e quindi vivono in uno spazio di nomi VSDL. Questo viene sintetizzato tipicamente da queste istruzioni iniziali: description è l'elemento root del VSDL, description vive nel namespace VSDL, quindi sta dicendo questo documento è un documento specificato qua, un VSDL, userà questi elementi. Target namespace è, target namespace dice gli elementi che definirò qua dentro, vivranno in un namespace, li sto creando in un namespace diverso da quello del documento stesso. E a questo namespace che ho appena creato attribuisco una scorciatoia, un identificativo breve che si chiama TNS. Quindi è un giro di parole abbastanza complicato. Per fortuna queste cose qua non dobbiamo scrivere noi a mano, sennò ci si perderebbe subito. Ok, andiamo a vedere, fatto questa premessa sui namespace, andiamo a vedere i quattro blocchi. Abbiamo detto, VSDL è fatto da quattro blocchi. Primo blocco, tipi dei messaggi. I tipi di messaggi sono definiti nel linguaggio XML schema, che significa semplicemente attraverso una serie di elementi XML a sua volta. Quindi devo definire tutti gli oggetti, tipi di oggetti che vorrò mettere nei messaggi scambiati. In questo caso, ad esempio, c'è un elemento check availability. Nel body sappiamo che dobbiamo mandare un messaggio che contiene check availability come parametro, come nome del metodo. Quindi questo element definisce un elemento XML di un certo tipo, check availability, il tipo dell'elemento check availability. Cos'è T-check availability? Beh, T-check availability è un complex type, è un tipo complesso, non è un tipo elementare, non è un numero, non è una stringa, tipo complesso composto da una sequenza di altri elementi. Questi altri elementi sono check-in date, check-out date e room type, i quali a loro volta sono di tipo date, date e string. Questi qui sono XS due punti date, vedete che XS è un prefisso per XML schema, quindi sono tipi predefiniti. Quindi è quello che a livello di DTD avremo scritto check availability uguale check-in date, check-out date, room type, una sequenza di tre, un elemento ne contiene altri tre al suo interno. È più verboso, se vogliamo anche però più potere espressivo questo linguaggio, e ci permette soprattutto di definire dei tipi di dato agli elementi foglia, agli elementi terminali. Quello che in DTD non potevi fare. In DTD l'unico modo era di dire, beh, questo è un CData, qui c'è una stringa, testo libero. Non potevi dire, questo testo è un numero, questo testo è una data, questo testo è una stringa. No, non si poteva. Qua si può. Quindi è il motivo per cui lo si fa. Motivo per cui è stato inventato XML schema. Oltre a vendere più pastiglie per il mal di testa. Check availability response è un tipo di elemento il cui contenuto questa volta non è un tipo complesso, ma è un tipo semplice, è un double semplicemente, è solo un numero. Quindi la mandata, il tipo di dato che verrà usato nella richiesta è un tipo di dato complesso, e è definito lì nella parte in verde. Il tipo di dato che useremo nella risposta è invece un tipo di dato semplice, è solo un double. E poi c'è definito un altro tipo di dato, invalid data error, che è una stringa che useremo per contenere un eventuale messaggio d'errore. Vabbè, poi qui ci sono tutti i namespace, ma non impazziamo su questo. Scopriremo, quando impareremo a fare queste cose nella pratica, che questi tipi di dato si potranno, ci sarà un metodo per generarli automaticamente, l'XML schema a partire dalle classi Java, o meglio dalle interfacce Java. Io definisco l'interfaccia e dico che questi sono i tipi Java e lui mi genera la descrizione dei tipi XML corrispondenti pari pari ai miei tipi Java. Questo è il motivo per cui non dobbiamo impazzire a imparare XML schema, e quindi non mi preoccupo se al momento non l'avete ancora visto. Types. Secondo blocco, interface. Interface è quella, la parte interessante. Dice quali metodi ci sono.
Le definisce in termini di operazioni, no? Operazioni astratte, lui le chiama operazioni astratte perché non c'è ancora informazione specifica su come chiamarle, ma perlomeno c'è l'operazione su quali sono i tipi di messaggio coinvolti in ciascuna operazione e qual è il pattern di interazione. Il pattern di interazione useremo un pattern predefinito che si chiama inout, che è quello che supporta le chiamate RPC. Poi in teoria il pattern di interazione può essere definito anche in modi, in realtà potrebbe anche essere definibile dall'utente se pensiamo a tipi di scambi di messaggi diversi, ma non è questo il nostro caso. Quindi nel nostro caso abbiamo un'operazione che si chiama, è stata chiamata op check availability, op davanti per ricordare, quello è il nome dell'operazione, che al suo interno fa uso di due tipi di messaggi, check availability e check availability response. Poi ovviamente dovrò decidere, definire che cosa c'è dentro questi messaggi. Allora, proviamo a leggere come si scrive in USDL. Qui ci sono i types di sopra. Sotto definisco interface name uguale reservation interface. Quindi il nome dell'interfaccia del mio servizio web. Lasciamo perdere il for per un secondo. Operation name op check availability, quindi definisco un'operazione, un metodo, poi ci dovrà essere anche l'altro, il make reservation. Questo metodo ha un messaggio di ingresso e un messaggio di uscita. Perché ha un messaggio di ingresso e un messaggio di uscita? Perché ho definito che il pattern di interazione è di tipo inout. Quindi si prevede uno scambio di messaggi di tipo andata e ritorno. E in particolare i colori li ho messi per richiamare le cose corrispondenti, quindi questo pattern inout è fatto di due messaggi che si chiamano uno in e l'altro out. In e out è il ruolo che questi due messaggi hanno all'interno del pattern di interazione tipo inout. E il messaggio di ingresso contiene un elemento check availability che è definito dentro questo namespace. Il messaggio di risposta è un messaggio di tipo check availability response definito dentro quest'altro namespace. Questo namespace l'avevamo definito, non ci avevamo fatto attenzione, ma l'avevamo definito qua sopra, no? Che è il nostro namespace della nostra applicazione di esempio. Non mi ricordo GH cosa volesse dire, great forse. L'abbreviazione, ma un nome interno. Dopodiché qua indicati in rosso sono anche i nomi delle eccezioni, dei fault che si possono generare e qual è il tipo di messaggio necessario per incapsulare il fault, ma diciamo così, non occupiamocene. Quindi qua abbiamo deciso questo messaggio check availability cosa contiene e il messaggio response che cosa contiene, perché sono quelli che abbiamo definito prima. Check availability response. Quindi l'interfaccia fa riferimento a dei tipi già dichiarati prima, quindi degli elementi XML. Da qua in poi è tutto tecnica. Il binding dice come formattare messaggi e come spedirli a livello di protocollo. Noi normalmente decidiamo che il formato del messaggio è SOAP 1.2, perché noi abbiamo dato per scontato, l'USDL dice, finora non ho detto codificalo in SOAP. L'abbiamo dato per scontato, in realtà è quella l'unica scelta che esiste, però potrebbe non esserlo. A livello di chi ha inventato il linguaggio USDL ha detto magari un domani inventeremo servizi web in cui i dati saranno incapsulati non in SOAP ma in JSON, per dirne un esempio, che è di un formato che si usa spesso oggi, ma non è ancora stato standardizzato come web service. E allora il WSDL continua a rimanere valido, semplicemente devo dire alle librerie di andare a incapsulare i dati in un formato diverso. Il binding dice essenzialmente, qui siamo alla classe binding, dà un nome al binding, ma è un nome poco rilevante, e dice guarda che in questo binding, no, il binding è un'operazione di collegamento tra due cose. Una è l'interfaccia, quella che ho appena definito sopra, quindi, hai visto quei metodi là dichiarati nell'interfaccia? Quelle operazioni dichiarate in quell'interfaccia? Qui ti spiego come chiamarli e ti dico che i messaggi, quei messaggi là, devi codificarli come SOAP
e li devi spedire usando il protocollo HTTP. E in particolare l'operazione che si chiamava OpCheck Availability vive a questo indirizzo. No, scusate, vado troppo avanti. L'operazione di Check Availability segue un MEP, Message Exchange Pattern, un meccanismo di scambio di messaggi di tipo Request Response. E quindi, no, predisponiti per inviare un messaggio e ricevere un altro. E è in grado di generare questo tipo di fault. Nulla di speciale. No. In realtà questo per noi sarà sempre uguale. Cambierà ovviamente il nome del metodo, ma tutto il resto è uguale. È il nome dell'interfaccia, ma ogni volta sarà sempre lo stesso, perché abbiamo scelto a priori di usare sempre questo schema RPC, perché ci viene comodo. Però a livello, diciamo, formale, quel binding lì che per noi lo diamo per scontato, vi dicevo, è invece necessario, è esplicito, perché serve per espansioni future. E poi c'è il livello più basso, che è quello in cui vengono dichiarati effettivamente gli endpoint che mi ero fatto scappare prima, cioè gli indirizzi. A livello di service abbiamo il servizio che fa riferimento all'interfaccia, quindi il binding mi dice come comporre i messaggi, il service mi dice dove mandarli. E finalmente, dopo 50 o 100 righe di codice inutile, non inutile, poco interessante, c'è address, l'indirizzo web a cui spedire questi benedetti messaggi che ho appena composto. Ma in questo caso non c'è il numero di porta, quindi la porta 80 per default, no? Che fa riferimento al binding di cui sopra, quindi i messaggi. Qui dice, per le operazioni di questa interfaccia, i messaggi devono essere mandati a questo endpoint, quindi a questa destinazione, componendo i messaggi secondo le regole specificate dal binding di sopra, e a questo punto, alla fine, facendo la chiamata HTTP a quell'indirizzo. Vedete che da metà in giù non c'è più nulla di interessante, se non informazioni tecniche. L'unica veramente interessante è questa. Quindi, se vogliamo vederlo come visto d'insieme, il documento USDL, interface è la parte più importante. L'interface ovviamente fa riferimento ai tipi di dato, se non usa solo quelli predefiniti, e in particolare l'interface è composta da più operation, che sono i metodi. L'interface è la classe che vogliamo esporre come servizio, e le operation sono i suoi metodi che vogliamo esporre come appunto operazione offerta dal servizio. E per ciascuna operazione ho il riferimento ai messaggi che sono coinvolti in quell'operazione lì. Messaggi che dovranno essere sempre due, uno di andata e uno di ritorno. E ciascuno di questi messaggi dovrà essere definito sulla base del tipo di dato in esso contenuto, che può essere un tipo semplice, abbiamo visto un messaggio di risposta che conteneva solo un double, oppure un tipo complesso che a sua volta contiene diversi campi, quindi un oggetto con diverse proprietà. E poi vabbè, c'è tutta la parte del binding e del service che si fanno riferimento a vicenda. Di fatto la parte del binding è un parallelo rispetto all'interfaccia. Vedete che c'è interface operation, binding operation, interface message, binding message. Ma perché è parallelo? Quando ho una interfaccia, poi io devo avere la classe che le implementa le stesse cose, e quindi deve essere, per ogni operazione astratta deve esserci il binding di quell'operazione lì, che per noi sarà sempre uguale, perché dirà guarda, questo qui è un messaggio da codificare in SOAP. E poi l'endpoint è unico per tutto il servizio, perché tutti questi messaggi, tutte queste operazioni, tutti i metodi implementati da questa interfaccia vanno a finire tutti sullo stesso indirizzo web. Questa è un pochino più dettagliata come figura, uno zoom rispetto a quella precedente, che fa vedere quali sono gli attributi principali di ciascuno di questi elementi. È un po' una guida alla lettura, ecco, per non perdersi nel USDL. E fa vedere che dentro c'è anche ovviamente la parte types, che nella figura precedente era un po' data per scontata, ma solamente come vista d'insieme. Ecco, questo è un altro esempio di un USDL completo che ho riportato su una serie di pagine successive, tanto per provare a leggerlo. Proviamo a leggerlo, no, non sappiamo nulla di questo, non è quello delle prenotazioni alberghiere. Proviamo a vedere cosa ci interessa capire, per capire cos'è questo web service.
Allora, questo qui definisce un servizio che si chiama stock quote, probabilmente vorrà dire quotazione di borsa. I tipi li guardo dopo. Allora, il servizio, un web service che si chiama stock quote, che cosa mi offre? Mi offre, dove siamo? Qua. Un'operazione che si chiama get last trade price. No, sto cercando di leggerlo bottom up concettuale, il servizio, l'operazione e poi vediamo i dati che sono sotto le operazioni. Quindi un web service che si chiama stock quote che offre un metodo che si chiama get last trade price, quindi dammi l'ultimo prezzo scambiato. Questo riceve come parametro d'ingresso un messaggio che si chiama get last trade price input. E cos'è questo? Beh, questo messaggio contiene un elemento che si chiama trade price request. Trade price request è definito su, torno indietro nei tipi, trade price request contiene complex type all element name ticker symbol type string. Questo complex type all vuol dire una sequenza di più di uno, di 0 o più, non sarebbe l'asterisco del DTD. Quindi un trade price request è un elenco di elementi ticker symbol, ciascuno dei quali è una stringa. Quindi a livello XML ci sarà scritto trade price request, poi ticker symbol Google, chiuso, ticker symbol Apple, ticker symbol IBM e le sigle di quattro caratteri che sono caratteristiche dello stock exchange. Dopodiché, questa è la richiesta, quindi nella richiesta di questo metodo ti do una serie di ticker symbol di varie aziende quotate. Come risposta ottengo un guest last trade price output come messaggio, tipo di messaggio. Questo tipo di messaggio corrisponde al tipo di dato trade price e il tipo di dato trade price è una sequenza di elementi che si chiamano price, quindi avrò price barra price, price barra price, price barra price, un certo numero, i quali al loro interno contengono un float, un numero in virgola mobile. Presumo, non c'è scritto qua, quindi non si può scrivere, lo presumo, ma probabilmente ci sarà documentazione da qualche parte che me lo spiega, che gli elementi di risposta sono in ugual quantità rispetto al numero di ticker symbol che ho chiesto e si corrispondano nell'ordine. No, non è che me li dà mescolati o me ne dà altri che non avevo chiesto, spero, no? Qua però non c'è scritto. E questo è uno dei limiti del WSDL o dell'automazione. A un certo punto, quando comincio a parlare dei dati che mi scambio, ci vuole una persona che capisca cosa succede. No? L'XML mi dice che arriva una sequenza di float, ma cosa sono? A cosa servono e a che cosa corrispondono? Lo devo capire io. Per fortuna. Ok, fatto questo abbiamo capito cosa serve. Voglio avere quotazione di borsa, l'ultimo prezzo scambiato di 10 aziende. Ho capito, chiamo questo metodo, mi serve? Sì? No? Lo posso capire se mi serve o no? A questo punto si ferma la parte progettuale, concettuale. So che quel metodo mi serve. Oppure ho capito dalla signature dei metodi che non mi serve. Se mi serve, a questo punto io prendo il WSDL, lo do in pasto a un programma e mi genererà, lo vediamo la settimana prossima, venerdì prossimo, mi genererà già le classi Java per poter chiamare e impacchettare i messaggi e fare le chiamate e tutto. Cioè, avendo capito che quello è il metodo che mi serve, il WSDL diventa la macchinetta che mi genera il codice per chiamare il servizio. E anche le parti del WSDL che finora non mi sono interessate, che sono tutte quelle sul binding, gli XSD in cui sono definite le varie cose, il namespace, l'address location, eccetera. Non l'ho neanche guardate, non ho bisogno di guardare per decidere se mi serve chiamare quel metodo. Ok? Quindi sono alcune parti, diciamo così, concettualmente rilevanti, altre che sono invece meccanicamente importanti, ma concettualmente non troppo rilevanti. E poi questo qua cosa fa? Ah, va avanti con i binding. Qui c'è un altro interface qua, service, stock cost service. Ok, barra definition, si è finito qua. Questo che c'entra? Ah,
Devo aver fatto qualche pasticcio perché qui c'è un bar definition, finisce qua il file e qui non è che ne ricomincia un altro, ma qua rifinisce. No, questi 5-6 è un errore mio, direi, di inclusione. Vabbè, sulle basi di queste informazioni, beh, questi sono degli esempi di messaggi di scambio richiesta-risposta compatibili. Dicevamo, c'è la richiesta a questo indirizzo di questo server che sono stati specificati nell'address del service precedente, contiene un envelope, una busta che contiene un body che contiene guest last trade price, che è il messaggio, il nome dell'elemento contenuto nel messaggio di richiesta. E questo elemento sappiamo che contiene una serie di symbol annidati uno dentro l'altro. E la risposta ovviamente sarà in HTTP un envelope che contiene un body, che contiene un messaggio che si chiama guest last trade price response, il cui tipo di dato prevede di avere una sequenza di price uno dopo l'altro. Però, di nuovo, questi due messaggi XML noi non li vedremo mai, non dovremo mai preoccuparci di comporli a mano o di analizzarli. Quindi ci siamo presi il mal di testa di andare a capire che cosa dicono gli standard SOAP e USDL, Abbiamo capito che sono complicati, ma per fortuna, essendo standard, essendo stati standardizzati, sono stati pensati proprio per avere poi una disponibilità di una serie di livelli, di librerie e software che siano in grado di automatizzare tutto questo. Io posso, ho bisogno di passarti questa stringa Motorola e di avere 14,5 come risposta. Questo è ciò che devo fare io, come devo ragionare. Lo faccio in un modo, usando un'infrastruttura, cioè io capisci, devo mandare 3 byte, ok? Che sono questi qua. In realtà per farlo ti mando questa paginata qua e per comporre questa paginata qua ho dovuto leggere queste altre 5 paginate prima. Ma va bene, no? Per tutto per mandarti 3 caratteri. Ma perché sono sicuro che funziona e ho garantita a monte l'interoperabilità, il fatto che se te lo mando in questo modo funziona indipendentemente da come tu l'abbia implementato e da come tu lo farai evolvere in futuro. E tanto questo overhead di prendi l'XML, leggi, converti, eccetera, lo fa una libreria, non lo devo fare io, quindi è un overhead che accetto, di mandare 1000 caratteri anziché 3 e riceverne 800 anziché 4, però è infrastruttura, è il prezzo da pagare per avere la standardizzazione e l'interoperabilità garantita a priori. Quindi il prossimo passo per noi sarà andare a capire come fare, queste cose in pratica senza più dover vedere, questi XML. Li guarderemo per curiosità questi XML, ma non ci serviranno per poter programmare normalmente. Sulla parte successiva, su UDDI, eccetera, come dicevo, non dico nulla perché di fatto non lo utilizziamo e sono anche molto poco utilizzati, ma anche poco utili, insomma, concettualmente non sono nulla di speciale. Ok, invece il tempo che mi rimane vorrei dedicarlo a cominciare a fare un flash, perché andremo per gradi, sul sito che svilupperemo insieme nel corso, no? Quindi dalla settimana prossima, escludo lunedì, sia negli esercizi che faremo in aula, sia soprattutto nelle sessioni di laboratorio, porteremo avanti insieme il progetto di questo sito. Dico insieme perché voi non aspettatevi che io adesso vi mostri 12 pagine di specifiche dettagliate, che dicano già esattamente che cosa va fatto e quali pagine, come chiamarle e che elemento mettere nell'angolino in basso a destra della pagina. No? Quello è il risultato di un flusso di progettazione che dovremmo fare insieme. Molto spesso si parte da qualcosa di questo genere. No, quello che spesso si chiama vision statement, no? Arriva qualcuno che dice: ho una visione, ho un'idea, voglio fare questo. E sei già fortunato se ti riempiono una pagina di testo, perché a volte sono 3 parole, no? Specie se chi arriva con questa visione è un tuo superiore che arriva con idee confuse e poi se ne va dicendo: io me ne vado, ma tu fallo, no? Allora, si parte dalla descrizione
di un servizio desiderato. E poi da lì comincia tutta la fase di analisi, innanzitutto, ok, cerchiamo di capire bene che cosa comporta, passare dal livello generale al livello funzionale, cioè quali sono le funzionalità che sono richieste a fronte di queste descrizioni qua. Allora, proviamo a leggerle insieme, diamo un primo commento rapido insieme, e poi ci lavoreremo nelle settimane prossime per capire innanzitutto come dettagliarlo meglio, e quindi di fatto darne un'implementazione possibile. Allora, qui dice che si vuole realizzare un sistema di tracciabilità del personale relativo ad un'azienda sviluppata su più sedi geograficamente distinte. Quindi hai un'azienda che ha tante sedi e vuole tracciare il personale, vuole sapere dove sono le sue persone, essenzialmente. Non si tratta di mettergli il braccialetto come ai carcerati, ma si tratta di intercettare le persone quando entrano e quando escono dalle sedi, presumibilmente. Infatti il personale potrà... Ma qual è il problema? Il problema è che se ho 10 sedi e ognuno lavora in una sede, non ho... cioè, il problema non si pone, devo mettere una bollatrice all'ingresso, finisce lì. Ma invece qui mi dice che questa azienda, immaginate una società di consulenza, il personale potrà per esigenze di servizio essere autorizzato a operare su più sedi. Quindi oggi sono a Torino, domani sono a Milano, dopodomani sono di nuovo a Torino. Chiaramente se mi hanno autorizzato, se ha un senso che io vada là, non è che magari, che ne so, a Palermo c'è una sede, allora vado là perché fa più caldo, perché dopodomani, no, qua è previsto che piova. No, quindi mi posso spostare di sede se sono autorizzato a farlo. Quindi il personale potrà, per esigenza di servizio, essere autorizzato a operare su più sedi. Fermo restando che una sola è la propria sede di riferimento, no? La sede principale è una, poi lui ti puoi spostare tra le altre sedi della stessa azienda. E le varie sedi ovviamente dovranno avere un sistema integrato di rilevamento delle presenze. Il sistema dovrà quindi fornire la possibilità di registrare gli ingressi e le uscite del personale nelle varie sedi, in cui ciascuno è autorizzato, e autorizzarne l'accesso. Cioè io arrivo lì, adesso non so se metto il login e la password, passo il badge, non c'è scritto, devo inventarlo, devo trovare un modo. Però quando arrivo lì e mi identifico, il sistema mi dice ok, entra pure, oppure mi dice no, tu qui non entri, non oggi perlomeno. No? Perché non sei autorizzato? Perché non sei autorizzato possono essere tanti motivi, perché non sei autorizzato su questa sede, perché non sei autorizzato in questo giorno, perché non sei un dipendente di questa azienda, cosa ci vieni a fare, cosa provi, eccetera, eccetera. Però le sedi sono molte diverse. Ciascuna persona potrà lavorare anche su diversi progetti, come naturale. Potrà, o ne ha uno solo, o ne ha più di uno. E il sistema dovrà inoltre permettere di identificare il tempo speso su ciascuno di essi. Quindi nel momento in cui entro, oppure dopo essere entrato, devo dichiarare in qualche modo che cosa ci vado a fare in quella sede. E poi qua non c'è scritto, ma dovremo poi decidere se la persona quando lavora su un progetto ci lavora per la giornata intera oppure può anche lavorarci per spezzoni di giornata. E quindi in quel modo inventarci un meccanismo per poter identificare quella giornata la spesa in quella sede, ma però ha lavorato su tre progetti diversi. Questo fa parte dell'analisi, qui non c'è scritto. Sono più le domande che non le risposte, no? Ma è normale quando si parte da zero su un sistema nuovo. Il sistema dovrà fornire i necessari... Allora, fin qui abbiamo detto che cosa deve fare il sistema. Autorizzare le persone e tenere traccia di... Però tenere traccia non vuol dire nulla, alla fine cosa mi produce? No? Dovrà fornire i necessari resoconti gestionali e amministrativi ai fini stipendiali e di contabilizzazione dei trasferimenti. L'ho scritta io questa frase, ma non si capisce niente. No? Ma è normale, no? Prendete qualunque documento di qualunque azienda, leggete una frase a caso, non si capisce. Nel senso che dovremmo chiarirla. Dà un'idea, dice sì, ma devi farmi dei report che mi servono per fare gli stipendi. Se a sapere questa persona qua quanti giorni ha lavorato. No? Se è andato a lavorare tutti i giorni, se no con la scuola delle sedi è andato a prendere il sole. No? Oppure è andato in vacanza.
E quindi devo avere il quadro completo delle presenze in azienda di questa persona. Poi qui non dice che deve calcolare lo stipendio, non necessariamente. Poi che tipo di i necessari resoconti? E vabbè, però dobbiamo essere più precisi. Quanti resoconti devo fare? Con che forma? Con che livello di dettaglio? Tutto da decidere. Dovremmo deciderlo, se no non si può partire con l'implementazione se uno non ha chiare queste cose. E quindi contabilizzazione dei trasferimenti. Cosa vuol dire questo? Anche qui non è chiaro. Vuol dire rimborso spese per il viaggio? Vuol dire tener conto che lui poverino si è spostato e quindi molte delle sue ore le ha spese a viaggiare, quindi ne tengo conto? Beh, cioè dobbiamo deciderlo questo, no? Però in ogni caso, contabilizzazione dei trasferimenti, dovremmo tener conto dei trasferimenti che questa persona ha fatto, perlomeno elencarli in qualche forma. E poi contabilizzarli, vuol dire trasformarli in ore o trasformarli in euro. E quindi qua dovremmo decidere, no, quali sono i tipi di resoconti che forniremo. Il servizio dovrà essere realizzato in modo distribuito, e quindi qui parla dell'architettura, permettendo a ciascuna sede di lavorare in autonomia, ma di scambiare le informazioni necessarie con le altre sedi. Cioè vuol dire che io immagino queste sedi, ciascuna con un suo sistema informativo, con un suo server, che gestisce localmente i propri utenti. No? Non ha senso centralizzare tutto su un unico server, nella sede centrale, diciamo. Perché se poi quel giorno lì internet, la rete non funziona su una certa sede, vuol dire che su quella sede lì nessuno può entrare, nessuno può uscire. Non ha senso, no? Sarebbe troppo rischioso. E allora, sappiamo costruire sistemi informativi distribuiti, facciamo distribuito. Ciascuna sede avrà, diciamo, una copia, un clone del sistema informativo che serve a gestire le presenze, ma poi questi vari sistemi informativi si dovranno parlare tra di loro. Perché se io sono di una sede e entro in un'altra, l'altra sede deve innanzitutto sapere chi sono, anche se non sono registrato presso di loro. E sapere se sono autorizzato. E chi è che può sapere se sono autorizzato e chi sono? Vabbè, il database della mia sede di riferimento, quindi in qualche modo si devono parlare. Quindi dovremmo immaginarci un modo affinché questi sistemi si parlino, più che altro, il modo lo sappiamo, sono web service, più che altro dobbiamo decidere che cosa si devono dire, che tipi di richieste uno deve poter fare all'altro per poter completare la propria. Tenendo presente, poi ci sono alcune cose tipo, sai, la reportistica. Quando devo fare il report ho bisogno di informazioni degli accessi su tutte le sedi. Ho saltato una frase, scusate. C'era anche questa. Inoltre, non la ritrovavo perché sapevo di averla scritta, invece era qua. Il sistema dovrà fornire anche in tempo reale, perché qui ha parlato di resoconti, diciamo così, a fine mese. Mentre mi dice, anche in tempo reale devi poter fornire la possibilità di consultare le informazioni sulle presenze, localizzazioni e attività del personale. Cioè, dov'è Tizio adesso? Chi c'è in quella sede oggi? Quanti stanno lavorando su quel progetto? Adesso lo voglio sapere. E sono informazioni chiaramente che devo ottenere da tutte le sedi coinvolte, perché ognuno ne ha un pezzo. Sono informazioni che tra l'altro. Un problema che ci dovremmo porre soprattutto qui, ma anche sul punto prima della reportistica, è chi ha il diritto di saperlo. Cioè non è che l'ultimo arrivato può sapere dove sono tutti gli altri e cosa stanno facendo. No? A meno che non siamo proprio tutti amici, ma normalmente nelle aziende l'amicizia non è il collante principale. E quindi, non so, dovremmo inventarci dei meccanismi per cui, butto lì un'idea, il responsabile della sede può avere informazioni sulle persone che sono nella propria sede, oppure sulle persone della propria sede che sono andate fuori, ma non sulla gente di altra sede che sta a casa propria e perché io devo venire a saperlo. I responsabili più alti dell'azienda, dell'ufficio del personale, invece magari possono vedere tutto. Ciascuno magari può vedere la propria storia. Dovremmo inventarci una serie di livelli di autorizzazione di accesso per cui alcune persone possono fare certi tipi di interrogazioni e altre no. Ma poi, una volta che ho capito che le posso fare, devo farle e per farle spesso dovrò magari integrare informazioni che stanno nelle varie sedi e le integro sul momento perché devo rispondere adesso alla domanda che mi è stata fatta.
Quindi sono queste due modalità. Sistema realizzato in modo distribuito, non è detto, poi ci ragioneremo, distribuito non è detto che sia totalmente simmetrico. Un sistema distribuito totalmente simmetrico sarebbe un sistema in cui ho 10 sedi, in ciascuna delle 10 sedi c'è esattamente lo stesso software. E quindi devono mettersi d'accordo tra pari. Oppure si può pensare che ci sia una sede, chiamiamola centrale, che contiene un software un pochino più ricco, a cui magari possono essere, in cui magari possono essere centralizzate alcuni tipi di informazioni. No? E quindi le architetture poi di scambio di messaggi, di dipendenze, saranno poi molto diverse a seconda dei casi. In un caso un'architettura distribuita, per sapere dov'è una persona, in teoria dovrei interrogare tutte le sedi. Se invece è una cosa centralizzata, magari nella parte centralizzata c'è informazione, non c'è informazione completa di tutto su tutti, perché non avrebbe senso, ciascuno si tiene la propria, ma c'è magari un po' di informazione che mi serve per sapere in tempo reale cosa sta succedendo. Questo fa parte del progetto che dovremmo fare. Fare queste scelte architetturali macro, di alto livello. E poi dopo scelte funzionali, di come quali sono le funzioni che offro, quali sono i report, quali dati contengono, eccetera. A chi sono accessibili e poi come faccio a farle. Poi questa vision statement si chiude dicendo: al limite il sistema dovrà anche essere utilizzabile in aziende monosede. Nel senso che tutto questo dovrebbe funzionare anche se in realtà la sede è una sola. Quindi dobbiamo cominciare a pensare come un sistema distribuito, ma al limite può essere distribuito su un posto solo. Qui non deve essere indispensabile, necessario, quando lo progettiamo, usare un'architettura complessa. Cioè noi ci mettiamo dal punto di vista di chi deve vendere questo sistema. Allora, lo prepara in modo che sia scalabile per aziende piccole o per aziende anche molto grandi. E quindi in realtà questo, poi questo requisito finale ci servirà per poter partire con lo sviluppo, perché inizialmente, prima di, diciamo così, riuscire a fare il web service e tutto il sistema distribuito, inizieremo con un sistema centralizzato, con una postazione sola, no? E poi la faremo crescere dicendo: ok, se le sedi sono di più, che cosa dobbiamo fare? Qui non c'è scritto web service, non c'è scritto web, non c'è scritto HTML, non c'è scritto model view controller, non c'è scritto niente, no? Siamo noi i progettisti, siamo noi che ci facciamo le nostre scelte. Questa è una descrizione puramente nel dominio applicativo, una descrizione che può comprendere chi utilizzerà il sistema. Non è sufficiente a capirlo nel dettaglio, ma a capirlo in linea generale. Se noi vogliamo fare un pochino, guardare oltre, beh, sicuramente i web service qui saranno una caratteristica fondamentale per integrare le varie sedi tra di loro, per farle parlare tra di loro. Quello che ci immaginiamo è di arrivare all'ultima settimana del corso, in laboratorio, nel lab, installare su vari PC, cioè su un PC una sede diversa, e provare a farli parlare insieme. No? Quindi abbiamo il vantaggio di avere più macchine e quindi facciamo fare poi una prova effettivamente di un sistema distribuito di questo genere. No? Ma poi, strada facendo, scopriremo che magari avremo bisogno di utilizzare anche dei servizi web esterni. Quindi non solamente i servizi web per far parlare tra di loro i vari siti, le varie, diciamo così, sedi dell'azienda, ma qui ce n'è una: contabilizzare le spese di viaggio. Le varie sedi, quanto sono distanti? Quante ore ci vuole per andare da una all'altra? Queste sono informazioni che i vari servizi di viaggio o di geolocalizzazione ci possono fornire. E quindi dovremmo anche un po' fare l'esercizio di andarci a cercare quali sono i servizi che offrono un web service, magari gratis, da poter utilizzare, che tipo di informazione offre e quindi come poterlo utilizzare per i nostri scopi. Quindi dobbiamo fare un po' di ricerche per vedere se ci sono dei servizi che ci servono di questo tipo. Principalmente di questo tipo. Altri web service esterni, così a prima vista, non ne saltano all'occhio, ma non è escluso che ci possono essere, vedremo poi avanti. Ecco, quello che vorrei fare la settimana prossima è cominciare a discutere con voi,
di queste specifiche. Questa non è ancora una specifica, no? Infatti l'ho chiamata solamente una visione generale. E cercare di trasformarle in una specifica, cercare di mettere i dettagli, mettere i puntini sulle i, chiarire le varie cose, il primo passo. No? Allora cerchiamo di farlo in modo anche collaborativo, un po' in aula, un po' in laboratorio, in modo che anche da voi arrivano le proposte, lo facciamo in un modo, lo facciamo in un altro, e cerchiamo di darci però un processo, un metodo di lavoro ordinato, per cui per le prime volte parleremo solamente di funzionalità, cioè che cosa il sistema deve fare. E cerchiamo di obbligarci a non dire mai come, no? Come lo implemento. Ah, faccio una pagina, poi l'altra. No, questo lo diremo molto più avanti. Prima dobbiamo fare l'elenco della spesa, l'elenco delle funzioni, l'elenco dei ruoli, degli attori, del modello informativo. E poi, vabbè, poi dopo arriveremo a dire le pagine, quali devono essere, quali sono le tabelle del database, quali sono i DAO che devo scrivere. Certo. Ma non anticipiamolo troppo. No? Perché altrimenti rischiamo di fare un progetto bottom-up e a un certo punto ci perdiamo, ci accorgiamo che abbiamo sbagliato qualcosa e dobbiamo rifarlo. E per farlo ovviamente ci dovremo dare degli strumenti di metodo di lavoro e degli strumenti formali per scriverle queste specifiche. Come le scrivo? Sì, in italiano come documento, ma poi mi perdo, sono sicuro di aver implementato tutto. Che relazione c'è tra quella pagina web che ho implementato e quel requisito lì? Come faccio a tenere conto della tracciabilità? E quindi questo è l'argomento della specifica dei requisiti, che è un tema da ingegneria del software, in generale, non vale solamente per i servizi web, poi noi chiaramente lo andremo a approfondire nel caso delle applicazioni web. Quindi questo l'ho lanciato qui, perché così cominciate a pensarci, farvi venire delle idee, e poi la settimana prossima queste idee le proviamo a condividere, e insieme creiamo un documento di specifica via via più dettagliato per poi passare all'implementazione. Ok? Sono domande, osservazioni? No. Allora, vi lascio al vostro weekend.